Quindi rotolini, rotolini, un po' da una parte e un po' dall'altra. Ok. Pugnetti, rotazione dei polsi con i pugni chiusi. Un po' da una parte e un po' dall'altra. Poi ecco la greca. Stendo le braccia in avanti, giro i palmi delle mani verso l'alto, sempre col pugno, e porto le mani verso di me e distendo. Tiro e stendo. Tiro e stendo. Sono quelli che abbiamo fatto anche un'altra volta. Ciao Bre! Ancora due. Poi porto i pollici dentro, non so perché sono diventata tutta bianca, e da qui facciamo la pesca, quindi inclino in avanti. E torno, inclino e torno, inclino, ancora due, giro i palmi delle mani verso il basso, questa volta con le mani tese, piego e stendo, esatto, piego e stendo, la mano morta, piego, ancora tre, ecco che iniziano ad arrivare la vecchia fattoria della Marti e sciolgo un pochino. Ok, da qui portiamo le mani dietro la nuca, spingo giù il mento, lascio che i gomiti si chiudano e dico semplicemente dei piccoli no con la testa, giusto per stiracchiare un po' questi poveri colli devastati dalla vita. E mi fermo, lascio andare giù le braccia, raddrizzo la testa, troviamo una posizione delle gambe in modo che i piedi siano perfettamente sotto le spalle, quindi un po' più larghi rispetto al solito, rilasso le ginocchia e comincio a fare dei molleggini, lasciando il corpo molle e cercando di avere tutta la pianta del piede bella aderente al pavimento, proprio il tremolino. Chiaramente inizieremo belle arrugginiti, quindi vengono piccoli, ma man mano che le mie ginocchia cedono, cerco proprio di renderlo grande il movimento. Un bel movimento sussultorio, spingendo bene sul pavimento. Esatto. Il collo è rilassato, le spalle sono rilassate, le mani, le braccia sono rilassate. E da qui scelgo un piede e mantenendo sempre questo molleggio, faccio un passo in avanti con quel piede, cercando di spingerci tutto il peso sopra e continuo a molleggiare. Esatto. E ritorno al centro. Stesso piede, passo indietro e continuo a molleggiare. Concentro il peso sul piede che sto muovendo. E ritorno al centro. E faccio un passo laterale, più largo che posso. E continuo a molleggiare. E ritorno al centro e passo all'altro piede, quindi passo avanti, molleggio, spingo veramente il peso su entrambi i piedi e ritorno al centro e vado all'indietro, continuo a molleggiare e ritorno al centro e vado di lato. Esatto. E ritorno al centro. Ancora un altro giro e vado. Rendendo questo passo sempre più grande, torno al centro e vado indietro, non c'è una posizione corretta, ritorno al centro, mi basta che sia grande e che riesco proprio a buttarci tutto il peso sopra. E ritorno al centro, vado con l'altra gamba, avanti, molleggio, molleggio, e ritorno al centro, e indietro. E ritorno al centro, laterale, e ritorno al centro, e questo molleggio lo rendo sempre più grande fino a che non inizia a diventare un mezzo saltino, quindi sto leggermente sollevando i talloni dal pavimento e leggermente sollevando anche le dita dal pavimento, però ogni volta riatterro con tutto il piede, sono proprio pesante, peso 150 kg. E mantenendo questa idea, ripetiamo lo stesso pattern
quindi avanti, dietro e di lato, e facciamo il passo come abbiamo fatto prima, quindi mi butto sopra, torno al centro, mi butto indietro, torno al centro, mi butto di lato, torno al centro, e vado con l'altra gamba, avanti, dietro e di lato, avanti, dietro, mantenendo questa idea proprio di saltino sopra, saltino sopra e saltino, esatto, tac, tac, e lascio il busto, le braccia che seguono un po' il movimento del corpo, avanti, indietro e di lato, avanti, e dopo che abbiamo preso un po' confidenza con l'andamento qua della situazione, quindi avanti, indietro e lato, iniziamo a usare anche le braccia, dall'alto in basso. Quando sono al centro le braccia sono in alto, quando faccio il passo le braccia scendono libere nella direzione della gamba. Esatto. Sempre uno di quei momenti bellissimi da vedere in video. Le ubriache proprio. E vado. Libero, eh? Libero, ma sento che porto davvero il peso sulle gambe. Yes. Facciamo ancora un giro. Quando ho finito il giro mi fermo, ritorno nella mia situazione di saltello. E adesso questa situazione di saltello diventa veramente un saltello. Andiamo a saltare la corda. Quindi prendo la mia corda immaginaria e comincio a saltarla. E non è che le braccia vanno a casaccio, cioè devo veramente immaginare di star saltando la corda, di farle fare un bel giro ampio. E dopo che l'abbiamo fatto un po' piedi uniti, cambiamo stile, quindi calcettino avanti, un calcetto, non so, a me me lo facevano fare alle medie, a scuola, di saltare la corda così, non so voi, esatto. Yes. E le braccia che lavorano per farmi saltare la corda. Un po' più alto quel piedino, magari disteso, sarebbe carino. E dopo che abbiamo saltato un po' la corda così, iniziamo a saltarla a can can. Quindi piego il ginocchio, tocco, calcio avanti, tocco, piego, tocco, avanti, piego, tocco, e sempre saltando la corda. Quindi sono due salti per ogni gamba. Yes. Coordinazione. Bellissima. Esatto. So se sentite la musica, se la sentite potete provare ad andare a ritmo, che i BPM sono giusti. Se no, chi se ne frega. Tac. E facciamo ancora quattro saltellini e l'ultimo, ok, e pian pianino fermo il mio salto della corda. Abbiamo fatto la ginnastica delle medie, passiamo alla danza classica. Quindi mi metto con i piedi in prima posizione, quindi con i talloni vicini e le dita lontane, le braccia rotonde come, oddio, il piattone, come se stessi tenendo in mano un grande uovo di Pasqua. Dai, di qui facciamo questa cosa. Piego le ginocchia senza staccare i talloni per due volte. Le braccia seguono il movimento. E piego e stendo. Da qui piego le ginocchia al massimo fino a far sollevare i talloni da terra. Grand plié. Le braccia salgono in una V. Per salire spingo i talloni verso terra. Ok? Ripetiamo questa cosa, quindi due piccoli e uno grande. Piedi in prima, piedi in seconda, quindi larghi, piedi in quarta, che vuol dire uno avanti e uno dietro, però sempre aperti, e piedi in quarta con l'altra gamba. In seconda, quindi quando abbiamo le gambe divaricate, anche quando faccio il plié grande i talloni non si staccano da terra, in tutti gli altri casi i talloni si staccano. Ripassino perché ho fatto danza classica. Quindi partiamo, 3, 2, 1, e piego, e stendo, yes, piego, e stendo,
e grande, piego del tutto, spingo giù i talloni, estendo e passo nell'altra posizione, e vado, piego, estendo ginocchia belle aperte, piego, estendo, grande senza staccare i talloni dal pavimento, giù giù giù, e torno, brave, e torno, raccolgo il piede, lo porto avanti, i due talloni sono sulla stessa linea, quarta aperta, e vado, piego, attenzione ad avere il peso bene su tutte e due le gambe, non solo su quella dietro, e vado grande, attenzione a tenere l'equilibrio qua, peso bene al centro, bravissime, yes, ok, faccio passare questo piede che adesso davanti di dietro, e vado, piego, i gatti che passano mi fanno schiantare, e piego, estendo, e grande, piego al massimo, giù 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 del tutto, e torno, ok, riporto i due piedi in prima, quindi a sirenetta, vado a trovare il mio equilibrio sulla punta dei piedi, e per 10 volte facciamo solo, scendo e salgo, per 10, 9, ginocchia tesissime, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ginocchia tese, e sto lì, senza fare una mossa con i talloni su altissimi, dal di qui porto le braccia su, 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 rotonde fino sopra la testa, e le apro, e le riporto a prendere il mio uovo di Pasqua, e vado dall'altra parte, le braccia passano da fuori, vanno su, su, sopra la testa, e scendono dal davanti, e di nuovo sulle braccia belle alte, e apro da fuori, e porto giù, e alla rovescio, quindi apro, porto su, passo dal davanti, ok, vado a scendere quei talloni, rilasso un po' i polpacci, abbiamo fatto l'atletica, abbiamo fatto la, come si dice, la danza classica, adesso andiamo a prendere il nostro oggetto, sciarpa, barra lenzuolo, barra tessuto, barra qualsiasi cosa aveste in casa, cerchiamo di renderlo maneggiabile, quindi soprattutto se è una cosa lunga la pieghiamo in un paio di parti. Mi sistemo con le gambe divaricate comode in questo caso, la Marti intanto deve fare il bucato. Prendo il mio finto tessuto di modo da avere un'ampiezza delle mani un po' più larga rispetto alle mie spalle. Dal di qui porto le braccia sopra la testa. Primo movimento, sollevo le spalle più vicine possibile alle orecchie e scendo, sempre tirando il mio oggetto come se lo volessi strappare. Quindi sulle spalle e giù le spalle, sulle spalle e giù, e su, esatto, e giù. E ne facciamo ancora 4, e giù, ultimi 3, sto sempre tirando, 2, ancora uno, ok, chiudo un pochino la mia impugnatura in modo da avere le mani un po' più vicine, sto continuando a tirare il mio oggetto, movimento iniziale lo stesso, sollevo le spalle e come abbiamo fatto la volta scorsa, penso di spingere le braccia leggermente indietro e ritorno, quindi sollevo, spingo indietro e ritorno, sempre tirando, sollevo, spingo indietro e ritorno. Sollevo, spingo indietro e scendo. E ne faccio ancora 3. Spingo indietro e ancora. E l'ultimo. Sollevo, spingo indietro e ritorno. Vado ad allargare la mia presa sull'oggetto, proprio larga larga, perché adesso, mantenendo la stessa idea, andiamo a completare la rotazione. Quindi cerco di far arrivare la sciarpa, il tessuto fino dietro al sedere, esatto, e poi provo anche a tornare indietro, qui mi aiuta tirar giù la testa se vedo che faccio fatica, cerco di far passare le due mani contemporaneamente, se non ci passano allargo ancora di più, esatto, apro la sciarpa se ho bisogno, yes,
Questo piccolo movimento di alzare un pochino le spalle prima di andare indietro ci aiuta, ci libera le scapole. Quindi pensiamo sempre di utilizzarlo. E se vedo che faccio poca fatica, avvicino via via le mani. Prova a farlo un po' di volte con le mani a una certa distanza e poi provo a chiuderle un pochino. Esatto. E questo ce lo facciamo per un po' di ripetizioni, che fa sempre bene lavorare sulla mobilità di spalle. Stanno arrivando 8.000 messaggi ovviamente in questo momento, perché sono stanco. Facciamo ancora due. E poi ne faccio ancora uno. E mi fermo infine con le braccia su in alto. Ritrovo sempre un'apertura, quella dell'inizio, quindi un po' di più rispetto all'ampiezza delle mie spalle. Sto continuando a tirare il mio tessuto, ho sempre i piedi aperti più o meno quanto le spalle. Da qui andiamo in un side stretch laterale, cercando di mantenere il busto bello aperto, esatto. E ritorno. Ora, sempre pensando di spingere il tessuto leggermente indietro, vado in un tavolino, quindi forward stretch, schiena piatta, e ritorno. E poi vado dall'altra parte, e ritorno. E in ultimo vado ad aprire il petto verso il soffitto, quindi sto inarcando leggermente la schiena, e ritorno. Ok? Facciamo 4 giri da una parte e 4 giri dall'altra. Pronti? 3, 2, 1, e vado. Inclino, e ritorno. Avanti, e ritorno. Inclino dall'altro lato, e ritorno, e in arco, e ritorno. Vai, secondo giro. Inclino, e torno. Avanti, e torno. Inclino. E ovviamente ad ogni giro cerco di fare il movimento più ampio. Avanti, inclino, e apro. Ancora un giro, inclino, avanti, inclino più grande che posso, e apro. Cambiamo il senso del giro, adesso che lo facciamo dall'altra parte, andiamo a rovescio, quindi inclino, vado prima indietro, inclino e poi vado avanti. Sempre 4 giri, 3, 2, 1, vado, inclino e torno, apro il petto su e torno, inclino altro lato. E torno, e vado avanti, e torno. Secondo giro, inclino, sto continuando a tirare con le mani, e vado avanti. Ultimi due, inclino, e torno, e apro, e torno, inclino, e torno, avanti. Ultimo giro, inclino, e torno. Bene il petto, e torno, inclino, e torno, avanti, e torno, e rilasso un attimo le braccia e le spalle. Voilà. Ok, non mi ricordo più. Ah sì, certo. Allora, da qui, ultima cosina di braccia dei piedi, poi andiamo verso terra. Elastico sempre, stessa apertura. Facciamo questo. Porto le braccia verso l'alto, piego i gomiti e penso di andarmi ad appoggiare il mio oggetto alla base del collo. Riporto le braccia su. Quindi movimento numero uno è questo, sempre tirando con le mani verso l'esterno. Movimento numero due, le braccia si spostano in avanti, piego sempre i gomiti aperti verso l'esterno e penso di appoggiarmi il tessuto sul petto. Ma mentre faccio questo, vado in uno squat. Quindi tutto intero diventa piego, stendo, piego e stendo. Oddio. Ok? Ne facciamo 10. Pronti? 3, 2, 1 e vado. Piego, continuo a tirare l'elastico e piego. Esatto. E vado. 2. Bene dietro il sedere nello squat. Piego i gomiti. Estendo, piego i gomiti e le gambe, e torno, bravo, piego,
Tendo. So, dovremmo farlo con i bilancieri prima o poi. Verso il conto, ma penso che siamo a 4 o a 5. Non lo so. Facciamo 5 adesso. Dai che siamo a metà. E ne mancano solo 5. E piego. E 4. Se stiamo continuando a tirare il nostro maledetto tessuto, quest'ora dovremmo avere le spalle che urlano, eh? Se non ho le spalle che urlano, c'è qualcosa che non va. Ultimi 3. Oppure sono fortissimo. Va bene. E 2. Vai che è l'ultimo. Non barate però. Voilà. Ok. E rilasso. Spalle, collo. Facciamo qualche rotazione anche delle spalle. Voilà. Andiamo a metterci verso terra, va? Scendiamo come diavolo vi pare, non stiamo a sindacare. Ora su come ci mettiamo a terra, abbasso un pochino l'inquadratura. Abbasso un pochino anche la musica. Che siamo diventati improvvisamente poco ripò, senza che nessuno ce lo chiedesse. Ok, allora, per il momento abbandoniamo un attimo il nostro tessuto. Teniamo sempre a portata di mano, però lo abbandoniamo. E mi metto in una quadrupedia. Partiamo dalla quadrupedia, così studiamo il movimento dal di qui. Andiamo ad isolare soltanto la zona scapolare. Quindi, da qui facciamo scivolare il petto verso il pavimento, quindi sento le scapole che si chiudono, e poi spingo via il pavimento, cercando di allontanare le scapole. Perché ha fatto Pilates prima è leggermente diverso, è più completo questo movimento qui, perché facciamo anche la spinta. Quindi il busto scende e le scapole si allontanano, le scapole si chiudono e le scapole si allontanano, esatto. E cerchiamo di concentrarlo solo nella parte alta del corpo, il sedere non fa niente, esatto, scivolo. E spingo, bravo, scivolo e spingo, facciamo ancora 3 di questi, 2, già così tardi, oh. Ok, ora stesso identico movimento, proviamo a farlo tenendo il plank, quindi le mani sono nella stessa posizione, le braccia si allungano dietro, scivolo giù col petto e spingo via. Ne facciamo 6 in plank. Pronti? Via! Giù! E spingo. Yes! Giù! E spingo. Pensiamo di tenere l'ombelico lontano da terra, eh? Siamo già a metà. Ultimi 3. Ultimi 2. E l'ultimo. Voilà! Appoggio le ginocchia a terra. Riposo un attimo. Braccia, polsi, spalle. Tutto ciò che ho bisogno di riposare. Mentre voi vi riposate, vi faccio vedere quello che andiamo a fare. Vi faccio vedere di fronte che forse si vede meglio. Stiamo sempre nel plank, facciamo sempre 6 ripetizioni. Facciamo questo. Con la mano mi vado a toccare il gomito opposto. Mano e mano. Dopodiché col ginocchio mi vado a toccare il gomito opposto. Ginocchio, ginocchio. Quindi diventa mano, mano, ginocchio, ginocchio. Per 6 volte. Ok? Sì? Non mi guardate così, però che mi spaventate. Dai, pronti! Che dopo facciamo i grandi addominali. 3, 2, 1, partite! Gomito, gomito, ginocchio, ginocchio, siamo a 1, gomito, gomito, ginocchio, ginocchio, 2, gomito, gomito, ginocchio, ginocchio, e gomito, gomito, ginocchio, ginocchio, ultimi 2, gomito, ginocchio, ginocchio, l'ultimo, gomito, gomito, ginocchio, ginocchio, e scendo, e sciolgo, mani, polsi, braccia, spalle, tutto ciò che ho bisogno di sciogliere lo sciolgo, voilà, bene, tutta la sequenza ce la teniamo per la prossima volta, perché tanti. Allora, andiamo a riprendere qua il nostro simpatico oggettino, che lasciamo un po' in pace le spalle, che stasera le abbiamo già massacrate. Andiamo a farci un po' di addominalini. Allora,
facciamo questo bel giochino qua, ovvero tengo sempre il mio tessuto in mano, sempre con l'idea di voler allontanare le mani. Allora, partiamo tesi? Sì, partiamo stesi. Parto stesi con le mani sopra la testa. Da qui, senza piegare le gambe, andiamo possibilmente in un rollover. Quindi, porto su, porto i piedi oltre la testa. Da qui scendo pensando di avvicinare il più possibile le gambe al corpo. Scendo. Vado a riappoggiare le gambe a terra cercando di non inarcare la schiena. Non appena le gambe toccano il pavimento, partono le braccia e mi portano su. Quindi scendo, braccia in alto, sulle gambe, sui sedere. Scendo cercando di avvicinare bene le cosce alla faccia, porto i piedi a terra, parte il tessuto che mi porta su, ok? Ne facciamo 6, partiamo da su, che è più carino. 3, 2, 1, partiti, mi stendo sui sedere, indietro i piedi, non ci sto, scendo pianino pianino. E non appena i piedi toccano il pavimento, non anticipate, prima i piedi arrivano a terra, poi sale il corpo. E vado, scendo, sui piedi, vediamo se riesco a farlo anch'io. E scendo lento, solo quando i piedi toccano terra, inizia a salire col resto del corpo. Yes! E vai, sui piedi. Scendo pensando di avvicinare bene le cosce alla faccia e salgo. Bravi. Ultimi due. Su. Sto continuando a tirare l'elastico, non me lo dimentico. Quello è il mio tessuto. E l'ultimo. Su. E lento, scendo. E mi fermo su, voilà, ok, e uno è andato. Niente, stasera non me ne ricordo mezzo, ragazzi, come devo fare? Questo lo saltiamo, no, questo non lo saltiamo neanche a piangere. Allora, visto che ci siamo fatti tutto questo bel giochino, adesso da di qui mi rimetto tesa, sto tenendo i piedi chiusi chiusi e le mani invece che tirano proprio in due direzioni opposte. Vado a schiacciare con la schiena tutta l'aria che passa fra me e il materassino e mi ritrovo una bellissima barchetta che tengo per 10 fantastici secondi. Quindi l'idea è di non avere proprio niente che passa qua sotto, braccia che tirano, piedi che invece vogliono stare vicini. È la posizione della verticale ed è la posizione che dovremmo tenere quando stiamo appesi, cioè non siamo mosci, qua dovremmo essere così. Pronti? 3, 2, 1, via! Tengo 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e muoio, ok? Da di qui mi giro in avanti perché altrimenti butto giù il salotto. Vediamo se ci sto. Sì, andiamo a fare questo. Porto le gambe in apertura. Da qui salgo su. Vado ad appoggiare le gambe sul pavimento, possibilmente senza dare un calcio al computer, e da qui semplicemente scendo, quindi scendo e porto sulle gambe, salgo sulla schiena, scendo e apro. Tac. Questo è il nostro fantastico ribaltamento. Troviamo una posizione che ci permetta di non distruggere mobilio, ma soprattutto piedi. Partiamo da su. Sto continuando a tirare il mio tessuto, sempre. 3, 2, 1, vado, sempre 10. E su gambetti. E salgo. Esatto. Scendo, qui siamo in una squadra, Il sedere a terra. Esatto. E scendo. Direi che siamo a 4. Esatto, vai, 5. Sedere rimane a terra qua, È un po' diverso rispetto a prima. Il sedere rimane giù, sono i piedi che cercano di venire verso la mia testa. Siamo proprio in un ribaltamento. Tac. Brave.
Yes, ultimi tre. E ultimi due. Non ci vedo più niente, quindi ne ho un po' di punta in faccia. E l'ultimo. Voilà. Mi fermo lì, abbandono un attimo il mio oggetto e mi vado a leggere un fantastico libro in questa posizione. Quindi mi appoggio sui gomiti con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, le gambe sono divaricate, le ginocchia tese, i piedi tesi, e leggo il mio fantastico libro, cercando ovviamente di portare i gomiti più lontani che posso, mantenendo sempre il sedere appiccicato al pavimento. Dovremmo sentire stiracchiare bene l'interno coscia. Leggo il mio libro interessantissimo. E dopo che ho letto per un po' il mio libro, posso andare ad allungare le braccia e cercare di spiaccicare il più possibile il petto prima, la pancia poi, sul pavimento. Bravi. E accompagnandomi con le mani, ritorno su, 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 chiudo i gambetti, mi stendo questa volta pancia in sotto, sempre tenendo in mano il mio fantastico oggetto, che ci facciamo un'ultima cosina di potenziamento, che poi passiamo invece al ripasso. Mi stendo pancia in sotto e facciamo, sempre con questa idea di allargare il nostro tessuto, il Superman. Quindi siamo semplicemente stesi a pancia in sotto e quando Superman inizia a volare, allora voliamo come Superman. Basta, solo questo. Superman salvo, non Superman scendo. Ok? Pronti? Ne facciamo 6 di questo perché poi ho altri programmi. 3, 2, 1, Superman! Yes! E scendo! Tiro il mio elastico! E vai Superman! E scendo ogni volta più su! Vai Superman! Yes! E scendo! E ancora Superman! E scendo! Ultimi due, Superman! E scendo! L'ultimo, Superman! E scendo! E prima di passare al resto, ci facciamo il fantastico giro arrosto, che non fa altro che alternare il Superman alla barchetta. Il giro arrosto funziona in questo modo: vado in Superman, mi rotolo come se fossi per l'appunto un kebab e mi ritrovo nella barchetta che abbiamo fatto prima, e da qui ritorno in Superman e poi vado dall'altra parte, rotolo, ho i piedi chiusi, le braccia che tirano e ritorno in Superman. Il gioco è di farlo senza mai toccare il pavimento. Facciamo un rotolo a destra, un rotolo a sinistra, un altro rotolo a destra, un altro rotolo a sinistra. O basta. Va bene? Pronti? Vai! Copecchini, state in posizione di partenza. 3, 2, 1, Superman. E vai, giro da una parte. Oddio. Vai. Yes. E torno in Superman. E giro dall'altra parte. Sto lì. E torno in Superman. Bellissimo questo momento da vedere. Vai ancora una volta. Giro. E sto. Brave. E Superman. E giro l'ultimo, scusate. Tiro quell'oggetto lì. E Superman. Ok. E scendo. Porto le mani vicino alle spalle, abbandono il tessuto, mi siedo sui talloni. No, vederlo in video con la differita è bellissimo. Ok, srotoliamo, prendiamo finalmente il nostro oggettino, lo srotoliamo, quindi questa volta lo teniamo lungo. Ci andiamo a fare un giochino che ci dovrebbe aiutare per la salita 1. Dopo ci mettiamo a sedere comodi su una sedia, sul letto, su quello che avete, però per il momento rimaniamo ancora a terra. Facciamo questo giochino qui. Tengo un'estremità del tessuto in mano più o meno davanti allo sterno e da qui, da questa posizione, vado a fare la mia salita 1. Piccolo tutorial specifico. Allora, per la salita 1 ho il mio tessuto
come vedete qui davanti a me, quello che vado a fare è abbracciarlo con la parte bassa della gamba, quindi ci giro proprio attorno e vado ad appoggiarmi la coda sul collo del piede, il piede di base, come vedete, a martello. Da questa posizione, quello che dovrò fare è con l'altro piede pestare forte in modo che la mia coda non si muova più. Quindi sto abbracciando il tessuto, partiamo con la gamba buona, appoggio la coda sul collo del piede e con l'altro piede pesto, mi trovo qua. Da qui andiamo a provare se la nostra posizione dei piedi è quella corretta. Per controllare, facciamo che ci andiamo praticamente a stendere nella posizione in cui eravamo prima e sto tirando il tessuto verso di me, lui non si deve muovere e mi ritiro su. Quindi mi stendo e tiro e mi ritiro su. Mi stendo e tiro e sto tirando davvero con le mani e mi ritiro su e piego le ginocchia. E sto sempre tirando, il tessuto non si deve mai muovere dai mezzi dei miei piedi. Sì, Lodo, giusta? Yessa! Stendo, esatto, e tiro. Se sento che il tessuto mi scivola, provo a cambiare la presa del piede. Yes. Stendo. Giusto? Esatto. E dopo che l'avete fatto 4-5 volte, diciamo, con un piede, proviamo a farlo anche con l'altro piede, col quale non siamo abituati in genere. Quindi già cerchiamo di trovare la posizione giusta. Il ginocchio passa sempre dall'esterno, da fuori. Pesto. Raccolgo il mio tessuto e tiro. E torno, e tiro, e torno. Probabilmente col piede monco non verrà subito bene. Dovremo cambiare un po', gestire un po' la posizione dei piedi. Esatto. Ottimo. Yes, ricordatevi che il piede sotto, il piede di base sta a martello e il piede sopra a braccia. I calzetti un po' si scivola, è normale. Ok, e dopo che l'abbiamo fatto un po' di volte, ci stendiamo, riprendiamo la salita 1, questa volta con la nostra gamba buona, e qua da stesi, come ci riesce comodo, andiamo a ripassare soltanto il movimento della chiave di piede. Per quanto riguarda la chiave di piede, di nuovo la pratico da seduta. Quello che vado a fare è sistemarmi in una salita 1, quindi di nuovo abbraccio il tessuto e mi faccio passare la coda sul collo del piede. Mi accomodo con la schiena sullo schienale della mia sedia. Con la gamba libera infilo il piede fra il tessuto e il ginocchio e allargo le due gambe di modo che, come vedete, la coda scorra. Ora, questo piede, quello che è legato, passa sotto il tessuto e poi pesta. E questa è una chiave che significa che mi tiene su. Per sciogliere, ripasso di nuovo col piede all'interno e spingo via e mi ritrovo di nuovo nella mia salita 1. Lo faccio rivedere, infilo il piede in mezzo, allargo, faccio scorrere la coda, mi creo questo bello spazio ampio. Posso infilare a questo punto il piede sotto, quindi dall'alluce fino al mignolo. E pesto. Chiave di piede. Quindi, movimento della chiave di piede, ricordiamolo, siamo, com'è che mi vedete meglio? Siamo in salita 1, il piede libero passa da dentro, vicino al ginocchio, allarga il tessuto verso l'esterno, quindi faccio scorrere la coda, il piede che è legato passa sotto il tessuto e poi pesta. Ho una croce davanti al collo del piede. C'è qualcuno qua che non ha mai fatto la chiave di piede? Mai, mai? No, abbiamo vista tutte. Te, Fre, non l'avevi mai vista? Ok, quindi, quello che succede, vediamo se riesco a farlo vedere anche da un po' più vicino. Sono in salita 1, col piede faccio infilo in mezzo, faccio scorrere il tessuto verso l'esterno, il piede che è legato passa sotto e pesta questo spazio che mi ero creata. E mi ritrovo con una croce davanti alla caviglia. Chi l'ha già fatta, dopo che l'ha provata un paio di volte,
Normale, provatela pure anche col piede brutto, con cui non la proviamo mai. Quindi, sono in salita 1. Yes. Magari ve lo faccio a specchio. Da qui, il piede libero si infila tra il ginocchio e il tessuto. Esatto, allarga. Adesso il piede che ha legato passa sotto questa fascia di tessuto che mi sono creata, bravissima Fe. Esatto, e poi pesta. Yes, giusta Fe. Chiave di piede. Ottimo. Ok, dopo che ve la siete provata un po' di volte, ma direi che ci siamo, se avete un letto, una sedia, un qualcosa, mettetevi pure a sedere un po' rialzate, che siamo più comode. Mettiamo a sedere un po' rialzate. Abbassiamo sta musica tamarrissima che ho trovato. E ce l'andiamo. Ci sono? Sì. E ce l'andiamo a provare anche da sedute. Quindi non diremo a nessuno che in realtà stiamo facendo dei grandi addominali. Sono in salita 1. Ho sempre il mio tessuto in mano, tengo sulla gamba con la forza dell'addome, allargo, faccio passare sotto e pesto e sento se la mia chiave tiene. Fantastico. Esatto. Aspetta, Fra, che hai mancato un passaggio, giusto? Hai il piede alla rovescio, Fra, ricordati di abbracciarlo da fuori il tessuto. È proprio la salita 1 che non è messa bene. Arrotolo. Esatto. Dopo che abbiamo provato la chiave di piede, dalla sedia è molto utile provare la salita 2. Per quanto riguarda la salita 2, invece, la pratico. Salita 2 o anche panino, la pratico da seduta. Quello che faccio è andare a appoggiare la tibia della mia gamba forte sul tessuto. Come vedete, cerco di tenere il ginocchio aperto e il tallone più in alto possibile. Col piede che ho libero vado a raccogliere la coda da sotto e me la arrotolo attorno al piede. Quindi appoggio la tibia, raccolgo il tessuto e pesto. Poi questo tessuto che ho qui in mano mi dovrà finire in mezzo alle ginocchia. Perché da qui siamo costrette a stare sempre col busto dritto, quindi salita 2, facciamo un ripassino. Ho il mio tessuto davanti a me, mi sto tenendo con le mani al tessuto. Appoggio, me lo faccio a specchio, la caviglia, diciamo, della gamba forte al tessuto. Quindi ho il ginocchio aperto, il tallone che cerca di stare verso l'alto. Col piede sotto raccolgo la coda e pesto. Questa è la mia salita 2. Da seduti, quello che ci fa molto comodo è provare a ripetere il movimento. Da qui, per andare avanti, come faccio? Devo lasciare andare il piede sotto, devo fare scivolare di nuovo su il piede che mi tiene e ripetere. Quindi lascio e riprendo. Faccio scivolare sul piede, raccolgo e pesto. Provatelo pure anche questo con tutti e due i piedi, giusto? Tre. Senta, vado che stai facendo la 1. La 2 rimane dietro, brava. Voilà, giusto? Sembra che stia facendo la cacca, ma in realtà è che sto guardando il PC, giuro. Yes, giuste. Sì, sì. Per la 2 grede devi rimanere dietro il tessuto con la gamba. La 1 abbraccia e rotola. Invece la 2 rimango dietro. Vado a raccogliere la coda e pesto. No, aspetta, ritorna Greta. Tessuto davanti. La gamba rimane proprio dietro. Non ce la rotola. Esatto, è da lì. Molto, esatto. Più facile di come facevi te. E da qui provo ad andare avanti, quindi mollo il piede sotto, faccio scivolare il tallone ancora più su e pesto. Questa posizione qui, con le gambe davanti, diciamo,
è quella che ci aiuta poi ad andare più su quando siamo su tessuto. Cioè il movimento di salita, ecco, la schiena dritta e le gambe che stanno proprio come le stiamo tenendo qui sulla sedia, che stanno davanti a noi, così vediamo i piedi, vediamo cosa succede. Sì, giuste. Très bien. Molto bene. Ce l'abbiamo? Mi sembra di sì. Poi è chiaro che quando dobbiamo salire è un po' diversa la situazione, però come propedeutica va benone. Proviamo a vederci. Chiave di ventre, no? Che da terra così è un po' smonchina. Proviamo a vederci i nodini delle spaccate piuttosto, che sono sempre una cosa un po' antipatica. Li abbiamo mai fatti dal vivo i nodini delle spaccate? Con qualcuno sì, con qualcuno no, secondo me. Con la Lodola Marti avevamo iniziato a vederli, sicuro. Io Sì. non me li ricordo però. Ok. Quello Allora, è quello proviamo che a fa girare i vederli. due piedini. È il frullatore, il girettino dove ci arrotoliamo il tessuto attorno Ah, alla sì, ho caviglia. capito. Proviamo. Allora Allora, proviamo. ho il mio tessuto in mano. Chiaramente in una situazione di tessuti veri avrò un tessuto di qua, un tessuto di là, però facciamo una gamba per volta. Il primo giro, diciamo, è come se fosse una salita 1, quindi quello che faccio, oddio, aspettate che mi si sta per spegnere il computer, li metto sotto carica e poi ve lo dico. Ok, allora, quello che faccio come prima cosa è andare a fare una sorta di salita 1, quindi abbraccio, arrotolo, solo che da qui invece che andare a raccogliere subito il tessuto con la caviglia, vado a portare il piede dietro, 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 faccio un movimento enorme. Da qui penso di dare un calcio laterale con il piede a martello. E ripeto questa situazione, quindi faccio passare il piede, diciamo, davanti alla coda, vicino al ginocchio, indietro e calcio. Adesso ho fatto due giri perché ho la sciarpa un po' corta, però se ci lasciamo parecchia coda, dovrebbe succedere questo. Raccolgo, vado indietro, calcio, un giro. Raccolgo, vado indietro, calcio, due giri. Raccolgo, vado indietro, forse, vado indietro, calcio, tre giri. Dovremmo riuscire a farci tre girettini attorno a un piede, utilizzando questa ampiezza di movimento. Cercate di darvi molta, molta coda, di lasciarvi molta coda, perché se ne avete poca è pressoché impossibile, quindi a costo di tenere il braccio basso. Sì, Marti, esatto. Il gioco è di fare questo movimento utilizzando proprio l'ampiezza, quindi la gamba da qua passa dentro, il piede va bene indietro e si stende e poi si riapre. È proprio grande il movimento della gamba. Se io provo a farlo solo con la caviglia, riesco a fare uno, due giri al massimo. Sì, Lodo, l'idea c'è. Giusto. Sì, Jo, brava, perfetta. L'ultimo è il più antipatico, lasciati pure più coda. Se ti lasci un po' più di coda sotto, ce l'hai. Tigre. Raccolgo e calcio. Abbasso e alzo. Abbasso e alzo. Sì, tenta che sei all'arverso, Gio. Gio, mi è uscito Gio. Sì, giusto, Lodo, ottimo, quello è Ma ottimo. sono Yes! Di questi ne bastano tre, eh? Diciamo che in genere si lavora con tre nodini. Dopo che l'avete provato un po' su una gamba, provate sempre anche con l'altra, che è sempre quella più antipatica. Quindi da fuori, raccolgo e calcio. Raccolgo e calcio. Ognuno troverà il suo giochino di caviglia per far sì che sta roba venga. Sì, Marti. Sì, giusto. Sì, Ops. Fra, brava. Poi chiaramente adesso abbiamo delle sciarpe che sono molto leggere. Qui più è pesante l'oggetto che abbiamo, più facile ci verrà. Quindi provate pure con entrambe le gambe. L'idea è che più il pacchettone che mi creo sta lontano dalla caviglia, più spazio avrò per fare altri giri. È chiaro che se mi fermo con tutto qua la caviglia, dopo un po' mi incarto. Giusto. Brave. Brave. Ricordatevi questo giro grande delle gambe.
finché abbiamo i piedi per terra è tutto molto semplice, poi però dobbiamo farlo quando siamo per aria. Esatto, giusto. Nodino delle spaccate. Da qui un altro giochino carino che si può fare. Se io di questi ne faccio solo due, quindi uno e due, una cosa che posso fare è fare un passettino indietro e andare ad appoggiare il tallone qua sul palo. Mi creo una ghetta. È il nodo di tallone questo. Quindi io ho fatto due nodini delle spaccate e vado ad appoggiare il tallone indietro. È una variazione, diciamo, della chiave di piede. Sì, giusto, Fre? Esatto. Sì, Lodo, giusta? Sì, Gre? Adesso poi col foulard è bellissimo. Esatto. E sia dai nodini delle spaccate che da questo si possono fare spaccate e da lì sviluppi vari. La ghetta è molto comoda. In realtà, dopo ovviamente, quando siamo per aria, per uscire dalla ghetta, dovremo fare uno scalino in avanti. Scalino avanti e sono di nuovo nel nodino delle spaccate. Scalino indietro, scalino avanti. Questo movimento che adesso stiamo facendo col braccio sarà un'attrazione. Vediamo un'altra ghetta. Provate sempre con due piedi, che altrimenti rimanete zoppe, eh? Quando lavoriamo da terra purtroppo ci tocca. Sì, giusti i nodini delle spaccate. Wow, quando torniamo in presenza partiamo subito da questi, eh. Ghetta. E scendo. Sì, giusta per. Trave. Sì, Marti, giusta. Esattamente. Sigre. Giustissima, brave, ottimo, ottimo, ottimo. Ok, va bene, ragazzuole, abbandoniamo un po' il nostro gettino, anzi non lo abbandoniamo del tutto, perché visto che abbiamo ancora 5 minuti, visto che abbiamo iniziato in ritardo, io vi farei provare, sempre con l'ausilio della sedia, il movimento della chiave di ventre, non tanto perché venga bene, perché da seduti non viene bene, ma perché capiate dove diavolo è il tessuto quando facciamo la chiave di ventre, perché sembra magia che ci tenga su, in realtà non è magia. Allora, la chiave di ventre, noi la andiamo a fare, praticamente abbiamo il nostro tessuto di lato, quello che succede è che abbiamo il tessuto, ve lo faccio a specchio, il tessuto che ci passa sotto la coscia della gamba forte, sopra il fianco della gamba debole. Quindi quella che mi trova è proprio una S, sotto e sopra. Cos'è che mi tiene su? Da di qui io per fare la chiave di ventre mi chiudo contro il tessuto, quindi la mia S si blocca. Ho la coda che mi fa da contrappeso e la pancia che è contro il tessuto. Se da seduta provate a tirare, qua non viene via niente. Quindi guardate bene come diavolo è messo il vostro fularino per la chiave di ventre, così poi quando andate a fare per aria capite qual è la magia che vi tiene su. Quindi sotto la gamba forte, sopra il fianco della gamba debole e mi ci butto sopra e questo mi tiene. Esatto. Ricordiamoci che nella chiave di ventre la coda non sarà mai sotto il sedere, ma sarà sempre sopra il sedere, sui reni. Esatto, e poi potete provarlo se volete anche dall'altra parte, quindi sotto una gamba, sopra quell'altra, vado con la pancia contro il palo e mi porto la coda sopra il sedere e questa roba mi tiene. Esatto, giusto. Ora che ci stiamo provando le gonnelle. Il movimento che ci permette di fare sta roba, che lo possiamo fare sia sulla sedia ma da stesa è ancora più comodo, è questo. Raccolgo il tessuto, anzi ve lo faccio a specchio. Raccolgo, mi sto facendo passare il tessuto sotto la gamba forte e sopra la gamba debole. Da lì qui allargo, stabilizzo la mia S e mi chiudo. Quindi è una vera e propria
sforbiciata, raccolgo, allargo e mi chiudo. Esatto, quindi immaginatevi proprio la gamba che incrocia è quella che raccoglie la parte alta della S, diciamo. Stabilizzo e a cavallo. Questo è il movimento che fanno le gambe, giusto? Giusto Gio, perfetta. Esatto, potete farlo anche con questo già addosso se volete. Allora, trick. Quindi, raccolgo, mi faccio andare la coda qua, stabilizzo e chiudo. Raccolgo, stabilizzo e chiudo, esatto. Giusto? Allora, io non ho capito. Chi è? Marti. Allora. Allora, ve lo faccio dal mio verso perché se lo faccio a specchio rischio di dirvi delle baggianate. Io sono qua, no? Facciamo finta che sono appesa. La prima cosa che devo fare per fare la chiave di ventre è crearmi questa S. Quindi andrò col sedere contro il tessuto. La gamba debole, diciamo, la mia gamba debole sarà quella che dovrà andare a raccogliere il tessuto, se lo dovrà fare andare sull'inguine. Quindi questo è il mio primo passaggio. La sforbiciata, la sculata, questo. Da qui faccio questo movimento qui perché il tessuto mi deve scivolare fino ai fianchi. Quindi questa stabilizzazione non è perché sono figa, voglio far vedere le gambe aperte, ma è perché la squadra fa sì che il tessuto che sarà qua quando lo raccolgo mi scivoli fino ai fianchi. E da qui mi vado a chiudere. Trick. Quindi vedete che è proprio una sforbiciata. Raccolgo, porto il tessuto su e mi chiudo. Esatto. Però questa cosa qua non la fai con la salita. Cioè, no, questa qui è la chiave di ventre ufficiale. Noi dalla salita variamo praticamente, noi saltiamo tutto questo passaggio dalla salita, noi ci prepariamo già e abbiamo già fatto la nostra S, solo che invece che averla attorno alla gamba ce l'abbiamo attorno al piede. Quindi da lì qui ci andiamo ad accomodare su una S già fatta quando facciamo la salita. Invece, se vogliamo fare la chiave di ventre vera, noi la S ce l'andiamo a raccogliere, ce l'andiamo a creare. Quindi vado a prendermi il mio tessuto, lo faccio scivolare fino alle anche e vedi, qui mi sono creata quello che prima avevo sul piede. L'ho solo portato più in alto e poi mi chiudo. Il risultato finale è lo stesso, solo che chiaramente veder fare la chiave di ventre aperta è un'altra cosa. Ma non è solo per una questione estetica. Se faccio la chiave di ventre dalla salita, io perdo tutta questa altezza qui. La perdo tutta, perché quello che ho attorno ai piedi me lo devo trasferire alle anche. Quindi vado ad abbassarmi. Se invece la faccio da qui, la chiave di ventre, dove sono rimango? Sì? Ok. Che poi la puoi fare, cioè, tu che sei brava, non io ovviamente. No, no, questa potete fare anche voi. Gira, di fare le unghie sul materassino. In alto, no? Scusate, stiamo facendo le unghie sul materassino. Cioè, per uno che è bravo, dopo fa la sua salita, va in alto e si fa la chiave di ventre. E fa questo lavoro qui. Ma guardate che non è così difficile. È proprio la chiave di ventre antipatica, non è difficile. È diverso, perché il movimento adesso l'avete fatto tutte e l'avete capito. Il problema è che farlo comodi su una sedia è un conto. Il difficile è proprio la partenza, cioè tenersi su e fare questa sculata tenendosi su. È solo quella la parte difficile, perché poi la sforbiciata ce l'avete tutte tranquillamente. Anche perché si può fare a gambe piegate, cioè non è che subito la facciamo a gambe tese. Quindi la parte vera difficile della chiave di ventre è sono in salita e vado a raccogliere il tessuto con la gamba dietro. Il resto viene che si va che vola. Va bene, ci facciamo uno stretchinghino, bimbe, veloce veloce, almeno le gambette, visto che siamo state in piedi, cioè in piedi, siamo state qua a lavorare così di quadricipite. Facciamoci giusto, attaccandoci a un muro, attaccandoci a una sedia, quello che volete, un po' di stretch del quadricipite classico classico, quindi portando il tallone a sedere. Esatto.
E poi stessa gamba, appoggio il tallone in avanti, gamba di base piegata e cerco di andarmi a ferrare le dita e tiro verso di me. Esatto. E torno. E vado con l'altra gamba, quindi afferro, cerco di piantare il tallone dentro il gluteo. Più tengo le ginocchia chiuse, più tiro. Esatto. E vado ad appoggiare il tallone, piego la gamba di base e mi vado ad afferrare le ditine del piede. Ci diamo un'allungatina giusto alle spalle, porto le braccia in alto, mi afferro il gomito di un braccio, cercando di avere già entrambe le braccia dietro la testa, il braccio teso lo lascio cadere e mi faccio tirare dal peso del braccio. Cerco anche di raddrizzare la testa, già che ci sono. E torno. Cambio, mi afferro il gomito, lascio cadere il braccio teso e cerco di raddrizzare la testa. E torno, facciamo qualche rotazione delle braccia indietro, proprio comode. E voilà, va bene! Boh, ragazzuole, siamo precise.